Eccoci tornati in studio per la terza ed ultima parte di AC News. Torniamo subito a parlare dell'Arezzo, della prima squadra. Abbiamo annunciato al termine della scorsa settimana il rinnovo del contratto di Fabio Foglia fino al 2021. Per annunciarlo al popolo amaranto, specialmente a quello più giovane, a quello più social, l'ufficio comunicazione della Società Sportiva Arezzo ha prodotto un video molto divertente. Guardiamolo insieme. Musica epica nel tunnel che porta dagli spogliatoi fino al campo e poi anche maglia celebrativa. Questo è stato il video girato dall'ufficio comunicazione dell'SS Arezzo per celebrare il rinnovo di Fabio Foglia. Fabio Foglia che tra l'altro sarà anche uno dei nostri prossimi ospiti amaranto qui ad AC News. Ma non è soltanto Foglia, l'unico giocatore amaranto che ci farà presto compagnia qui in studio. Scopriamo insieme chi sarà infatti l'altro ospite del Cavallino che avremo presto con noi, anche lui protagonista di un rinnovo molto importante. Allora Ale, facci vedere cosa sai fare, vai. Ale, per favore, un po' più intensa, grazie. Per favore, Ale, un po' più di cuore. È stato infatti annunciato lo scorso fine settimana che anche Alessio Luciani ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori amaranto fino al 30 giugno 2021. Luciani, che è arrivato ad Arezzo nella stagione 2016-2017 e che ha già 76 presenze in amaranto. Anche lui sarà uno dei nostri prossimi ospiti con cui appunto potremo andare a parlare di questo recente rinnovo e anche dell'inizio di questa stagione in amaranto. Torniamo adesso però ad addentrarci nel campionato di Serie C Girone A, due i posticipi di questo sesto turno di campionato. Oltre ad Arezzo Pontedera, questo pomeriggio alle 18:30 andrà infatti in scena anche Gozzano Lucchese. Vediamo insieme nel frattempo cosa è accaduto ieri nel Girone A. Arzachena Juventus Under 23 termina 1-0, seconda vittoria consecutiva per i sardi che portano in cascina l'intera posta
posta in palio con un gol di Buonacquisti. Carrarese Novara 4-2, sbloccano il match i piemontesi al 21esimo con Cattaneo, ma la Carrarese pareggia dal dischetto con Tavano. I padroni di casa calano quindi il poker con un'altra rete di Tavano e la doppietta di Caccavallo. Il Novara accorcia poi soltanto le distanze nel recupero con Sansone. Cuneo Olbia 1-0, al Cuneo basta infatti il rigore di Borrello per portare a casa i tre punti. Pistoiese Pisa termina 0-2 in gol per i neroazzurri, Moscardelli dal dischetto e De Vitis. Pareggio Alessandria Siena 1-1, al gol infatti di De Luca per i piemontesi rispondono i bianconeri con Iozzi. Pro Patria Pro Vercelli termina invece 0-1 con gli ospiti che vincono con il gol di Germano al 21esimo. Albissola Piacenza termina anche qui in pareggio, primo punto stagionale per il fanalino di coda Albissola che dopo il gol di Nicco viene però raggiunto dal Piacenza con un rigore trasformato da Martignago. Rinviata ovviamente a data da destinarsi la gara tra Pro Piacenza e Virtus Entella. Torna a vincere anche la Berretti Amaranto di Mister Longo, che sul campo della Pistoiese bissa l'ottimo risultato della scorsa settimana contro il Pontedera, un 3-2 siglato grazie al gol Amaranto di Sussi e alla doppietta che porta la firma di Caselli. Weekend Amaranto invece piuttosto amaro per l'Arezzo in rosa di Marx Lorenzini, che all'esordio nel nuovo campionato nazionale di Serie B a girone unico perde sul campo del Milan Ladies. Un 3-1 bugiardo, l'Arezzo calcio femminile infatti passa in vantaggio al 15esimo con un bel gol di Isabella Carta e mantiene il vantaggio fino al termine del secondo tempo per poi essere beffato dalle milanesi nei minuti di recupero. Termina qui l'appuntamento di oggi con AC News. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 19:50 con Amaranto World, il programma trasmesso dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci, replica anche domattina alle 7. Noi ci vediamo domani sempre alla solita ora con il notiziario di Arezzo Channel, sempre alle 13:20, e commenteremo appunto quello che accadrà stasera ad Arezzo Pontedera. Grazie per essere stati con noi anche oggi, buon pomeriggio a tutti voi.